Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere come batto il 45esimo al mondo col mazzo di Morrigan. Lui utilizza il mazzo di Rathalos con il mono rosso. Allora, lui parte subito con il gatto con scudo che permette di ricaricare più velocemente i PM. Io vado subito di Ibuki e inizio a potenziarmela grazie alla risonanza, facendo guadagnare più 1 di attacco più 2. Lui si potenzia l'attacco dei suoi due gatti, io continuo a potenziare Ibuki infliggendogli arresto all'unità che ho di fronte. Quindi è un 1-6 e un 2-6 contro un 5-8. Primo attacco gli butto giù lo scudo, il secondo attivo prima la risonanza, quindi abbasso l'attacco, però lui attiva nuovamente lo scudo e io me lo ripotenzio facendogli arresto e lui se lo potenzia dandogli 2 di attacco con munizioni, che è attivato grazie al Victor. Si chiama Victor? Sì. Adesso lui è un 3-6, mentre l'altro è un 2-6 con scudo. Lui mi riporta con manovra evasiva a quello che è l'attacco e la difesa originaria, quindi diventa un 3-4. E io nuovamente attivo risonanza, facendogli arresto all'unità che ho di fronte. E quindi sono un 4-6 contro adesso un 5-6 che però arresto, quindi 5-8 contro 5-6. Faccio il primo attacco e con l'attacco dell'eroe gli butto giù il suo gatto perché non voglio farmi danneggiare punti vita e continuo ad attaccare e attivo anche volo mentre lui si potenzia l'altro gatto che è lì in alto e quindi io attivo nuovamente la risonanza pescando una carta, mettendo un ex pocket, diventa un 7-12 e lui un 4-6. A questo punto faccio 7 danni a botta, qualsiasi carta lui mi gioca si becca i danni. Io per evitare che mi faccia i danni potenti e che si attiva la sua mossa dell'eroe, gli faccio arresto alla sua unità e continuo ad attaccare. E quindi adesso lui si potenzia nuovamente l'attacco del gatto e io prontamente faccio nuovamente arresto attivandomi prima la risonanza. Non riesco ad attivare la risonanza dell'ultimo attacco perché lui ovviamente non controbatte, non faccio in tempo, quindi rimane con 1 di vita. Il suo gatto arresto non ha fatto un singolo attacco e io con i buchi 9-15 gli butto giù il Rathalos.